Buonasera, siamo qui di nuovo ai microfoni di Radio Luis per l'ultima intervista della giornata col professor Alessandro Ossini. Mi piacerebbe riprendere un po' l'ottica catastrofista che avevamo avviato già lungo il suo incontro a Luis Ferrara Caffè. Secondo lei, noi parliamo di un paese in declino con l'Italia, quanto lontani siamo dal precipizio, cioè dal punto di non ritorno? C'è un punto in cui il declino inevitabilmente, credo, diventi verticale. Secondo lei, quanto tempo abbiamo? No, diciamo che per fortuna le cose non stanno in questo modo, per nostra grande fortuna. Il problema dell'Italia, rappresentato in questi termini, potrebbe essere soltanto quello della dinamica espansiva del debito pubblico, nel senso che il nostro paese cammina sempre sull'orlo di un precipizio che è rappresentato da questo grande debito pubblico, per cui se noi subissimo un attacco speculativo o se ci fossero perturbazioni gravi di altra natura, noi rischiamo che si inneschi quella che tecnicamente si chiama dinamica espansiva del debito pubblico, che poi, se prosegue, porta alla bancarotta sostanzialmente. Però non è questa la situazione dell'Italia, anche perché l'Italia è inserita in un tessuto di relazioni internazionali virtuoso, alla protezione degli Stati Uniti. Ci sono paesi molto potenti che hanno un interesse che l'Italia non vada incontro a una dinamica espansiva del debito pubblico, per cui io non parlerei di catastrofismo. La mia prospettiva non è catastrofistica, sono pessimista su un altro punto. Io mi limito a registrare il dato storico: l'Italia è un paese declinante da più di 20 anni. Il declino dell'Italia non è attribuibile al primo governo Conte, a Salvini, a Di Maio, a Renzi, a Berlusconi. L'Italia è un paese declinante perché è la struttura portante del paese che è declinante. Poi chiaramente i nostri leader politici e i nostri partiti politici hanno dato un contributo importante in alcuni casi a questo declino, perché il sistema politico italiano fornisce degli incentivi agli attori politici ad agire in modo poco virtuoso, no? Questo è un passaggio fondamentale nel mio libro, l'idea che il sistema politico italiano abbia delle caratteristiche particolari che forniscono incentivi a proposte demagogiche che non riescono davvero a risolvere i problemi reali del paese. Per cui direi che la mia prospettiva non è catastrofista, è però cautamente pessimista, perché penso che se anche l'Italia fosse governata da Salvini, da Renzi, da Zingaretti, da Di Maio, continuerebbe a essere un paese declinante. Chiaramente non posso spiegare in pochi minuti la ragione del mio pensiero, però la espongo in maniera compiuta e articolata nel mio ultimo libro per Rizzoli, che è appunto Viva gli immigrati, che ho presentato oggi qua, questo stand nel centro di Ferrara, in questa città bellissima. Allora, credo si possa definire la situazione italiana un po' come una sorta di schema politico con una grande frattura tra quella che è l'amministrazione e la politica, nel senso che ciò di cui c'è bisogno non è poi ciò che si offre effettivamente quando si va a fare politica in termini, come diceva lei, demagogici. Secondo lei, un italiano che ha voglia di essere informato, un italiano che ha voglia di sapere la verità sul suo paese, o a maggior ragione uno che non ha voglia, che non ha la volontà ma ha bisogno di saperla perché appunto deve interfacciarsi con la quotidianità italiana, qual è la cosa più facile, o volendo la migliore, che può fare per fare le scelte che aiutino la politica ad amministrare il paese e non soltanto a fargli promesse che non possono essere mantenute? Ma tu, che è difficile rispondere a questa domanda. Io rispondo soltanto per un ragazzo di 18 anni, di 20 anni. La mia idea è che se tra questi ci sono dei militanti di partito che frequentano le sezioni di partito, devono immediatamente abbandonarle, perché le sezioni di partito sono un luogo concepito per rendere stupidi i ragazzi, per rendere stupidi gli adolescenti. E la sezione di partito di Forza Italia, del PD, del Movimento 5 Stelle, della Lega Nord, di Fratelli d'Italia, sono luoghi per rendere cretini i nostri giovani. E invece i luoghi in cui si diventa intelligenti sono le aule universitarie. Io non credo che in Italia ci sia un problema nel sapere la verità sul nostro paese. Per fortuna l'Italia è un paese libero, è un paese molto libero, è una società aperta, l'informazione è libera, ci si può documentare senza difficoltà. Ciò che manca all'Italia è proprio il ruolo, il contributo delle aule universitarie, dell'università nel dibattito pubblico. Fino a quando il dibattito pubblico sarà dominato dai partiti politici e quindi da persone che hanno ricevuto una socializzazione nelle sezioni di partito, sarà sempre un dibattito di basso livello, perché nelle sezioni di partito si riceve un certo tipo di educazione che noi sociologi chiamiamo socializzazione, che è un fenomeno più complesso della semplice educazione, ma la socializzazione che un ragazzo riceve nell'aula di un partito politico è una socializzazione volta all'instupidimento, cioè nelle sezioni di partito si diventa cretini. Quindi il mio invito è di frequentare di più l'università. Ci sono persone che non possono permettersi l'università, ma le università sono aperte. In una società aperta tutti possono frequentare le lezioni universitarie, anche coloro che non possono pagare la retta universitaria.
quindi più università, meno sezioni di partito. Allora, per esempio, io sono uno studente di scienze politiche in LUISS, uno che non è particolarmente interessato a un futuro nella politica, ma che si trova in un ambiente in cui tanti dei compagni vogliono fare questo. E la realtà con cui mi trovo a interfacciare, con cui mi trovo ad interfacciarmi, è che molti di questi studenti tendono a fare un percorso tradizionale, ovvero in giovane età, quindi alla mia età, o forse no, addirittura qualche anno prima, appunto, si iscrivono a una sezione di partito piuttosto che scegliere direttamente fare il percorso che hanno fatto i loro genitori o il percorso che hanno fatto comunque i politici prima di loro, senza pensare magari di fondare un partito o fare qualcosa di diverso. Secondo lei sarebbe utile provare appunto a fare una politica di fondazione, cioè i giovani dovrebbero dire no, vogliamo fare diversamente, vogliamo fare una cosa nostra, o è un'altra ancora la via, è qualcos'altro ancora che va fatto, se non è giusto secondo lei unirsi a quello che già c'è? Dipende da quello che cerchi. Se un ragazzo cerca il potere, il luogo giusto è la sezione di partito. Se un ragazzo prova una gratificazione da avere un ruolo, essere segretario del movimento giovanile, della sezione di Roma, di quel partito, allora il mio consiglio è vai in una sezione di partito. Se invece l'ambizione di un ragazzo è comprendere i problemi, aprire la mente, gli dico non andare in una sezione di partito, perché la sezione di partito chiuderà la tua mente e ti renderà più cretino, mentre l'aula universitaria aprirà la tua mente. Quindi la risposta alla tua domanda è dipende da quello che un ragazzo cerca. Se un ragazzo vuole documentarsi, vuole informarsi, vuole sviluppare capacità critica, deve frequentare l'università. Se invece è attratto dal potere, deve frequentare la sezione di partito. La mia domanda vertiva più intorno a come fa il ragazzo a fare politica attivamente senza frequentare la sezione di partito. Qual è l'alternativa alla sezione di partito per fare politica ed essere comunque influenti, certo, in questo paese? Ma guarda, questa è una pia illusione, nel senso che molti ragazzi utilizzano questo argomento, dicono ma io frequento una sezione di partito perché voglio fare politica, ma io ho condotto tanti studi sulle sezioni di partito, i ragazzi che frequentano le sezioni di partito non contano nulla, perdono il loro tempo a fare volantinaggio, perdono il loro tempo a figgere i manifesti elettorali, fanno dei banchetti per raccogliere delle firme, obbediscono passivamente come degli agnellini a quello che dicono i capi del loro partito. Quindi questa, ripeto, è una pia illusione. Si può fare politica in tanti altri modi, si può fare politica al di fuori dei partiti politici. Non è affatto vero che l'unico modo di fare politica è quello di iscriversi, che ne so, alla sezione giovanile del PD, del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega Nord. Quello è un modo di fare politica in cui non conti nulla, ma perché secondo voi, se un ragazzo di 18 anni, di 16 anni, di 19 anni che è iscritto a Forza Italia, al Movimento 5 Stelle o non so, al PD o a qualunque altro partito politico conta qualcosa, ma non conta nulla, ma conta meno, ma molto meno di zero. Quindi questa, ripeto, è una pia illusione, un'illusione che proviene dal fatto che il potere è qualcosa di inebriante, perché tu fai parte della sezione di un partito che conta qualcosa, e pensi di incidere sui processi, no? Non conti nulla. Quindi ci sono tanti altri modi di fare politica, sono tanti altri modi di migliorare la vita del nostro paese, non soltanto quello di iscriversi a un partito politico. Allora, come ultima domanda, riguardando l'Italia sia in politica interna che in politica estera, se lei dovesse dire i primi tre o i primi cinque problemi dell'Italia per evitare, magari in Italia appunto abbiamo tante questioni che sono sulla bocca di tutti ma molto spesso contano molto meno di tante altre che invece non vengono discusse, lei dovesse dire le prime a cui l'Italia si può dedicare, anche perché per la situazione economica in cui versiamo è evidente che non ci si possa dedicare a tutte, quali sceglierebbe? Al primo posto c'è senz'altro la Libia, questa è la priorità assoluta dell'Italia. Poi un secondo problema è rappresentato dalla missione italiana in Libano. In Libano l'Italia ha la sua missione più corposa in termini di militari, e se in Libano dovesse scoppiare una guerra, questo rischio è presente tutti i giorni tra Israele e le milizie sciite di Hezbollah, l'Italia si troverebbe in grande difficoltà. Quindi questa è una seconda priorità dell'Italia. Ma poi ce ne sono altre, sicuramente in politica estera il nostro rapporto con l'Europa, e l'Italia deve migliorare i rapporti con la Germania e con la Francia, perché la Germania e la Francia non soltanto sono i paesi più potenti d'Europa, ma sono anche alleati, sono anche coalizzati tra loro, e quindi è chiaro che se lo Stato italiano vuole avere più probabilità di contare qualcosa non deve allearsi con i più deboli, ad esempio l'Ungheria di Orban, che è un paese avvilito, mediocre, che non conta nulla, che non ha sbocco al mare, che ha soltanto 9 milioni di abitanti e che fino a qualche anno fa rischiava la bancarotta, ma deve allearsi con i paesi più potenti. Quindi direi che le priorità sono Libia, direi la missione italiana in Libano, quindi l'Italia ha un grande interesse che non scoppi una guerra tra Israele e le milizie sciite di Hezbollah, e poi dopo ci sono chiaramente i rapporti con la Germania e con la Francia. Con riferimento al Libano, questo vuol dire che l'Italia dovrebbe sviluppare delle politiche volte
a limitare le tensioni con l'Iran. Qui la questione si fa più complessa perché la possibilità di uno scontro tra Israele e le milizie sciite di Hezbollah in Libano, dove l'Italia, il suo contingente più grande, dipende chiaramente anche dipende dai rapporti tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra l'Iran e l'Arabia Saudita, perché dietro le milizie sciite di Hezbollah c'è l'Iran. Hezbollah non conta nulla e non decide nulla senza l'Iran, perciò l'Italia, se vuole evitare il pericolo di una guerra tra Israele e le milizie sciite di Hezbollah, dovrebbe sviluppare un tipo di politica volta a migliorare i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Iran.